Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio farti vedere come ho realizzato in Italia una ricetta utilizzando il pomodorino del Piennolo del Vesuvio. Un pomodoro sensazionale, fantastico, che può essere utilizzato tutto l'anno perché è un pomodoro che si mantiene bene, quindi non va male. Può essere utilizzato in inverno perché in inverno, come sappiamo, non è periodo di pomodori, non è stagione di pomodori. Quindi per avere comunque un pomodoro fresco e buono è possibile utilizzare il pomodorino del Piennolo del Vesuvio. Quindi vi consiglio sempre di tenere una o due piantine in cucina, prima di tutto perché sono bellissime da vedere, fanno scena, cioè potete pure tirarvela con i vostri ospiti, e poi perché sono buonissimi e versatilissimi. Dopo questa piccola introduzione ti faccio vedere come ho realizzato questa ricetta. Prima di tutto ti faccio vedere gli ingredienti che serviranno per realizzare questa ricetta. Sono pochi, però è importante sapere che devono essere di buona qualità e soprattutto devono essere lavorati nel modo giusto. Tutti gli ingredienti e le dosi sono come sempre in descrizione, quindi per la ricetta completa per 4 persone troverai tutte le informazioni, tutto quello che ti serve in descrizione. La prima cosa che ci servirà è appunto il pomodorino del Piennolo, poi ci servirà ovviamente aglio, questo qua e aglio paesano, quindi dell'orto della mia famiglia. Vi consiglio comunque un aglio di qualità, un aglio buono. E poi avremo bisogno ovviamente di un olio extravergine d'oliva, questo anche di produzione propria. Ovviamente comprate un olio buono e non farete sicuramente errori. Un altro ingrediente che ci servirà per questa ricetta è ovviamente il basilico. Vi consiglio di utilizzare un basilico con delle foglie abbastanza grandi, perché questo basilico è un basilico che ha una nota di menta quasi, quindi molto più fresco, e per questa ricetta ci sta proprio bene secondo me. Se utilizzaste un basilico con foglie piccole, tipo un basilico ligure, avrà un sapore troppo dolce, troppo delicato, e secondo me in questa ricetta ci vuole qualcosa un po' più di spinto. Per questo vi consiglio un basilico con belle fogliolone grandi, che trovate ovviamente in tutti i supermercati oppure magari avete già a casa. Naturalmente come ingredienti ci serviranno sale e pepe e la pasta. La pasta potete prendere praticamente la pasta che più vi piace, che il taglio che preferite. Secondo me però la pasta che ci sta meglio di tutte è il paccaro, perché proprio aiuta la masticazione, è una pasta che si sente, mantiene quest'anima al dente molto pronunciata, e in questa ricetta ci sta da Dio, quindi vi consiglio il paccaro. Non per ultimo, ovviamente, sale e pepe. La prima cosa che vado a fare è quella di raccogliere il pomodoro del Piennolo del Vesuvio e andarlo a lavare accuratamente per levare tutta la terra che c'è sulla superficie. Questa è una cosa molto importante perché sarà sicuramente pieno di terra. Una volta che il pomodorino sarà bello asciutto e pulito, possiamo passare al soffritto. Il soffritto semplicissimo: olio extravergine d'oliva abbondante, perché ce ne servirà parecchio, quindi non siate braccino corto o tirchi, perché in questa ricetta ci va. Sono pochi ingredienti, però almeno dobbiamo metterceli. E poi vado ad aggiungere gli spicchi d'aglio, così interi, perché tanto poi andremo a passare il tutto. Un ingrediente opzionale che non vi ho detto prima è il peperoncino. Il peperoncino io lo metto perché secondo me ci sta molto bene, però è una cosa facoltativa. Se volete metterlo lo mettete, se non volete metterlo non lo mettete. Io ne metto un poco, giusto quel sentore di peperoncino, anche perché questo è forte. Faccio fare un soffritto molto dolce, quindi non vado a dare una fiamma troppo alta, a far alzare troppo la temperatura dell'olio, e faccio tipo un'infusione. Quindi l'aglio, il peperoncino devono profumare l'olio d'oliva. Mentre questo processo quindi va avanti, inizio a tagliare i pomodorini del Piennolo a metà, quindi per la metà. Li taglio tutti per la metà e vanno dritti dritti in padella. Una volta aggiunti i pomodorini in padella, vado con il basilico come se piovesse e aggiusto di sale e pepe e faccio cuocere lentamente per 10-15 minuti. Io metto un coperchio sulla padella per velocizzare questo processo grazie al vapore che si va a creare. Nel frattempo, acqua bollente salata, calo la pasta che andrà cotta per metà all'interno dell'acqua e metà in padella. Una volta che il sugo di pomodoro è praticamente pronto e cotto, vado a passarlo in un passaverdure. Perché faccio questo? Prima di tutto perché a molti non piace trovare la pellicina del pomodorino del Piennolo, anche perché è molto dura. Quindi per evitare passo tutto, passo e non frullo, perché frullando, dato che i semi del pomodorino del Piennolo sono duri, potrei rischiare di andarli a romperli con le lame del mixer, e quindi non lo faccio. Aglio, basilico, tutto, in modo che si crei un connubio di sapori e una salsa, e passo tutto insieme. Quindi trasferisco il contenuto che c'è nella padella all'interno del
passaverdure e inizio a passare tutto. Una volta finito questo processo, otterrò una salsa che a sua volta andrà di nuovo in padella, fiamma media, quindi porto di nuovo a cottura e aggiungo il paccaro all'interno della padella. Una volta aggiunto il paccaro, vado ad aggiungere un po' di acqua di cottura poco a poco, fin quando non vedo che il paccaro ha raggiunto la consistenza che voglio, quindi al dente, però comunque cotto. Per fare questo devo aggiungere acqua di cottura poco a poco e controllare ogni tanto. Ovviamente bisogna sempre andare ad assaggiare per vedere se è buona di sale, per vedere se la pasta è cotta al punto giusto. Una regola aurea non c'è, bisogna assaggiare, controllare. Detto questo, una volta che la pasta sarà cotta, in pratica la ricetta è terminata. A questo punto, per terminare la ricetta, potete aggiungere di tutto: pecorino, parmigiano, un po' quello che volete. Io l'ho lasciata così, naturale, perché secondo me è il modo migliore per rendere giustizia a questo pomodorino davvero eccezionale. L'unica cosa che ho fatto è quella di aggiungere un po' di basilico come decorazione, anche per fare le foto e i video eccetera eccetera, però anche perché un basilico fresco dà quella forza, quel sentore importante, e poi un po' di olio extravergine d'oliva. A questo punto la ricetta è terminata, ti invito a provare questa ricetta e farmi sapere cosa ne pensi. Nulla di straordinario, però piccoli passaggi che, se fatti bene, possono portare a un grande risultato. Concludo dicendo che, in caso ti fosse piaciuto questo video, lascia un bel like, iscriviti, commenta, così mi aiuterai a crescere su questa piattaforma, e se ti va, perché no, condividi e attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti nessun video che andrò a caricare. Grazie ancora e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!